CIGEP 2020, ci troviamo allo stand della Brita Professional Italia SRL, l'azienda che rappresenta in Italia il marchio della depurazione e filtrazione dell'acqua, e siamo in compagnia di Enrico Metti, il responsabile commerciale Italia. Enrico, bentornato. Ben ritrovato, Fabio. E allora, alle nostre spalle c'è la novità che oggi Brita Professional presenta in occasione della 41esima edizione di CIGEP. Di cosa si tratta? Si tratta di Progar Coffee. Cos'è Progar Coffee? Progar Coffee è un sistema di trattamento dell'acqua a membrana osmotica e successiva remineralizzazione per ottenere acqua con le caratteristiche ideali per la migliore estrazione dei nostri caffè in espresso. Come funziona? È un sistema brevettato Brita che si basa su un pretrattamento che viene operato con una cartuccia che può essere a carboni attivi o a decarbonatatrice, e successivamente vediamo all'interno di questo contenitore qual è l'anima, il cuore pulsante del sistema. E io mi sposto per fare in modo da lasciare libero campo alla telecamera e mostrare quindi attraverso la tua voce e le tue indicazioni di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un sistema che consente un primo trattamento attraverso questa cartuccia a membrana osmotica che fa sostanzialmente un azzeramento del contenuto dei sali minerali dell'acqua di rete, indipendentemente dalla qualità dell'acqua di rete d'ingresso. Quindi noi abbattiamo completamente i sali minerali, successivamente passiamo attraverso questa cartuccia a remineralizzare l'acqua con una quantità di carbonati di calcio che può essere regolata tramite il sistema di pretrattamento esterno al sistema in proporzione variabile. Otteniamo una remineralizzazione con carbonati di calcio che ci consentono una perfetta estrazione di caffè che possono necessitare di una acqua particolare per estrazione a seconda della tipologia di origine, che si tratti di miscele, a seconda del grado di tostatura. Quindi il nostro barista potrà tarare la composizione della propria acqua in funzione delle proprie esigenze e delle preferenze dei propri consumatori. Il sistema inoltre integra all'interno una tanica di riserva che consente di mantenere 6 litri di acqua. Questo ci consente di avere a disposizione una portata d'acqua che può andare dai 16 ai 26 litri l'ora a seconda della portata d'acqua in ingresso. Altra peculiarità di questo sistema: non necessita di alcun collegamento elettrico. Abbiamo una pompa che sfrutta il processo dell'isteresi per mantenere in pressione l'acqua trattata, e quindi non abbiamo necessità nel nostro locale di avere a disposizione alcun tipo di collegamento elettrico per l'innesto. Sistema compatto che può essere alloggiato nel sottobanco. Abbiamo un manometro esterno che ci consente di controllare il funzionamento in un range di temperatura di pressione predefinito. Ulteriore caratteristica: una resa, un'efficienza del sistema che raggiunge circa il 45% di estrazione. Cosa significa? Questa è una peculiarità dei sistemi a osmosi inversa: occorre, per poter demineralizzare l'acqua, eliminare una parte di acqua di scarto. La proporzione, la percentuale può essere più o meno grande a seconda della qualità dell'efficienza della membrana. In questo caso, per produrre un litro di acqua demineralizzata dobbiamo sfruttarne poco meno di un altro litro. Nostro consiglio, ai fini di evitare lo spreco di acqua, di destinare, come fanno anche molti locali, l'acqua di scarto ha un ulteriore uso per finalità non alimentari. Ad esempio, molti locali in fase di progettazione collegano questi impianti all'impianto di scarico che può essere dei bagni, per evitare sprechi inutili, in virtù dei principi di sostenibilità cui ognuno di noi auspicabilmente dovrà sempre più uniformarsi.
Grazie Enrico, e allora io mi rimetto in posizione e ti chiedo qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui chi è dall'altra parte può scrivere per avere maggiori informazioni per questo prodotto studiato appositamente per i bar. professionalitalia@brita.net. Breve e conciso, grazie per il contributo. Grazie a voi.